edizione flash del telegiornale di Casale Monferrato, che parte con una lunga serie di fatti di cronaca. In auto con una mazza da baseball lunga 60 centimetri. Per l'uomo, un 28enne casalese già noto alle forze dell'ordine, è scattata la denuncia quando, fermato dai carabinieri di Ozzano, non ha saputo giustificare il possesso dell'oggetto. È stato sorpreso con cocaina, una roncola e un cacciavite nel bagagliaio dell'auto. Un 26enne rumeno, residente a Casale con precedenti di polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Ozzano. L'uomo, accompagnato in ospedale per accertamenti, è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti. Serie di controlli dei carabinieri di Casale nel fine settimana mirati alla prevenzione e repressione dei reati, in particolare nelle ore serali e notturne. A essere rintracciata e tratta in arresto è stata una 42enne rumena condannata a un anno e 9 mesi per una rapina avvenuta nel febbraio 2018 in un centro commerciale di Casale, durante la quale due cassieri erano stati aggrediti e uno aveva riportato serie ferite a una spalla. Frassineto Po ancora una volta protagonista di un rave party. Il paese ha dovuto convivere con la presenza di circa 500 persone che dalle 3 di notte dello scorso fine settimana hanno raggiunto un'area sulla sponda sinistra del fiume Po. Le forze dell'ordine, polizia e carabinieri sono state impegnate a monitorare la situazione sul posto insieme ai guardiaparco del Parco del Po. L'area al confine tra Piemonte e Lombardia è ormai da tempo eletta a ritrovo privilegiato per eventi di questo tipo. Razzia di specchiati retrovisori a Casale. Nel mirino tutte Fiat 500 modello classico di diversi colori parcheggiate nelle vie cittadine, nella zona di Piazza Castello in via Goito e nell'Agro Callori. Alle auto sono stati divelti e asportati da entrambe le fiancate i retrovisori. Sono state una quindicina complessivamente le denunce presentate alle forze dell'ordine, di cui una decina ai carabinieri e il resto al commissariato di polizia. È fuggita in strada con il cane dopo una violenta lite con il fidanzato. Il carabiniere che l'ha soccorsa però, mentre stava svenendo, è finito a sua volta al pronto soccorso perché è attaccato dal grosso animale di proprietà della coppia. È successo a Balsola, dove una ventenne ha chiamato i soccorsi raccontando di essere stata aggredita dal convivente e di aver bisogno di aiuto. A intervenire è stata una pattuglia dei carabinieri di Ozzano con a bordo il comandante Alessio Piersimoni e il suo vice Matteo Russo. In via Garibaldi, al centro del paese, due militari hanno trovato la ragazza sotto shock, con segni al volto e la maglietta strappata, insieme al suo cane corso di grossa taglia. La giovane, in evidente stato confusionale, probabilmente anche per l'uso di alcol, a un tratto ha avuto un malore ed è svenuta. Immediato il soccorso del maresciallo Matteo Russo, il cui movimento però ha fatto scattare il grosso cane, che si è alzato su due zampe e lo ha morso all'avambraccio. La ragazza e il maresciallo sono stati poi accompagnati in ospedale da un'ambulanza, mentre i volontari di Baulandia hanno recuperato il cane. 7 giorni di prognosi per il militare, mentre la ragazza, giudicata guaribile in 10 giorni, è poi stata portata in un luogo protetto. Altre 2 pattuglie dei carabinieri e una seconda ambulanza sono accorse per il ricovero anche del convivente della ventenne per mix di farmaci e alcolici. All'inizio tanta curiosità, ma poi con il passare dei minuti anche una certa apprensione ha animato i casalesi, che hanno visto girare sulle loro teste per una buona mezz'ora un aereo di linea. L'apparecchio di Alitalia ha sorvolato ripetutamente Casale Monferrato per un guasto al carrello. L'Airbus, partito da Milano Malpensa per New York, ha dovuto girare a vuoto per consumare carburante e fare poi ritorno a Malpensa. Domenica 26 maggio dalle 7 alle 23 si vota per le elezioni comunali, regionali ed europee. Il comune di Casale Monferrato è ripartito in 43 seggi elettorali che corrispondono ad altrettante zone del territorio. L'elettore, munito di tessera elettorale e documento di identità, si può recare al seggio di appartenenza per svolgere le operazioni di voto. Nel caso l'elettore non avesse ricevuto la tessera elettorale o necessitasse di un duplicato, può ritirarla presso l'ufficio elettorale del comune in via Magno Cavallo 7, che sarà aperto fino al 25 maggio in orario continuato dalle 9 alle 18.30 e domenica 26 maggio, giorno delle operazioni di voto, in orario sempre continuato dalle 7 alle 23. Lunedì 27 maggio gli uffici di anagrafe, stato civile ed elettorale del comune di Casale rimarranno aperti solo al mattino dalle 8:15 alle 13:45. La chiusura pomeridiana degli sportelli è dovuta a esigenze di servizio legate allo spoglio delle schede elettorali per le elezioni amministrative, regionali ed europee di domenica 26 maggio. Il collegamento con la Liguria, elemento fondamentale dello sviluppo economico del casalese. A ribadirlo sono stati Federico Riboldi ed Enzo Amic, rispettivamente candidato sindaco di Casale del centrodestra e candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio regionale del Piemonte.
I due hanno incontrato all'Accademia Filarmonica di Palazzo Treville Giovanni Berrino, assessore ai trasporti e al turismo della Regione Liguria. Obiettivo: porre le basi per una politica turistica comune tra Liguria e sito UNESCO del Monferrato e realizzare un buffer per il trasporto refrigerato a Casale come retroporto di Genova. Ultima settimana di incontri e campagna elettorale per Luca Gianola, candidato sindaco della coalizione di centrosinistra, Casale nel cuore, meglio Gianola sindaco. Oggi dalle 9 alle 12 presenza al mercato ambulante e in zona ospedale, mentre alle 18 la libreria Labirinto di via Benvenuto San Giorgio, Gianola presenterà Casale durante la Belle Époque con Renzo Rolando. Mercoledì 22 maggio alle 16 appuntamento con l'iniziativa Puliamo il Mondo dall'Imbarcadero a Piazza Castello. Alle 18 invece ai Giardini della Difesa incontro pubblico su Rivoluzione Green, un nuovo paradigma per gli spazi pubblici. Giovedì 23 maggio dalle 11 alle 18 sarà la volta di Meglio Gianola Bici Tour, un tour di 90 km del candidato sindaco pari alla lunghezza dell'Ironman medio. 7 tappe, una per ognuna delle 7 frazioni, con sosta di mezz'ora e ristoro con i cittadini. Alle 21 poi nel salone Anfas di via Leardi 8 incontro pubblico su inclusione, sport, ciclovie, salute e relazioni. Ci avete rotto i polmoni. È questo lo slogan scelto dai ragazzi casalesi di Fridays for Future per lanciare lo sciopero globale per il clima in programma venerdì 24 maggio. Il movimento cittadino, coordinato da Nicola Mossone e Federico Azzarito, sarà tra le prime file per questa nuova giornata di denuncia. I partecipanti casalesi prenderanno il treno per Torino dalla stazione cittadina alle 7.36 di venerdì 24 maggio per recarsi poi in piazza Statuto a Torino, dove alle 9.30 partirà il corteo. A Frassinello è in arrivo il commissario. Ad annunciarlo è stata la prefettura, che ha nominato Giorgio Ariberto Moranzoni ad amministrare il comune Monferrino. Dopo la scomparsa del sindaco Marco Andreone non è stata presentata alcuna lista con i candidati alla carica di primo cittadino e consigliere per la prossima tornata elettorale. Come previsto dalla legge, in questi casi la gestione della macchina amministrativa va ad un commissario che assume i poteri di sindaco, giunta e consiglio fino al primo turno elettorale utile, che sarà quello della primavera del 2020. Moranzoni assumerà l'incarico da lunedì 27 maggio. Ad Altavilla fanno discutere i lavori che stanno per essere realizzati dall'amministrazione comunale. Al centro dello scontro ci sono due interventi: il rifacimento dell'antica cinta muraria, meglio nota come la Balarissa, e i lavori di ristrutturazione del forno storico del paese, da cui la giunta vorrebbe ricavare un locale polivalente. La polemica è esplosa tra il sindaco in carica Massimo Arrobbio e l'ex sindaco Henry Bo. Tutto in regola per l'attuale primo cittadino, mentre Bo rincara la dose sostenendo che i lavori vanno sospesi. Esercitazione della Protezione Civile Casalese in Montenegro, un evento internazionale a cui ha preso parte il modulo High Capacity Pumping, alta capacità di pompaggio, della Regione Piemonte. Superato brillantemente l'impegnativo test di verifica per l'autosufficienza, il coordinamento, l'interoperabilità e le procedure interne di lavoro del team. L'evento, a cui hanno partecipato, oltre all'Italia, anche Romania, Germania, Serbia, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Turchia, faceva parte del ciclo di esercitazioni previste tra le attività del consorzio Euromodex, promosso e finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile. Si sono presentati in 750 per festeggiare l'anniversario del Museo Civico di Casale e della Gipsoteca Bistolfi. Tanti sono stati i visitatori del fine settimana degli eventi ospitati nella struttura: la retrospettiva dedicata ad Angelo Morbelli nel centenario della sua morte, la mostra su Carlo Vidua e il concerto di Giovanni Umberto Battel inserito nel calendario di ECOS 2019. La mostra su Morbelli, lo ricordiamo, sarà visitabile fino al 29 settembre nella Sala dell'Ottocento al primo piano dell'ex convento di Santa Croce, sede del museo. Terminano mercoledì 22 maggio alle 17.30 gli incontri pomeridiani del Caffè Letterario, la rassegna che valorizza l'opera delle scrittrici, romanziere e poetesse che a Casale Monferrato sono nate, risiedono o lavorano. Ospite dell'ultimo appuntamento nei locali della Biblioteca Canna sarà la scrittrice Raffaella Romagnolo. Tra i suoi numerosi libri, La Masnà, Tutta questa vita, La figlia sbagliata. La sua ultima pubblicazione, Destino, rivela pienamente la sua sensibilità di scrittrice, oltre all'approfondita conoscenza di alcune vicende drammatiche, pietre miliari nella storia del Basso Piemonte. La serata proseguirà con un concerto dell'associazione Amici della Musica Carlo Soliva. Alle 19 si esibiranno al pianoforte Ode Rigilusi e Micol De Francisci. Al flauto traverso Roberta Tribocco, al clarinetto Elena Verniasco, alla voce Marcella Buzzi. L'ingresso sarà come sempre libero.
Per il ciclo di incontri gratuiti in Biblioteca Luzzatti a Casale, mercoledì 22 maggio alle 17 ci sarà Gli Amici del Deserto a cura dell'ambulatorio veterinario associato Pegaso. La dottoressa Paola Testera fornirà piccole nozioni sugli animali. Giovedì 23 invece alle 17 è in programma Storie rumorose, quadri sonori e trambusto futurista nei libri. A cura della critica dell'arte Alice Rigamonti con letture a tema musicale e laboratorio sonoro per bambini dai 7 ai 10 anni. Per partecipare è necessaria la prenotazione. È Francesco Forti a vincere l'ITF World Tennis Tour Memorial Maurizio Cucchi, andato in scena in un'intensa settimana allo Sport Club Nuova Casale. L'azzurro, testa di serie numero 3 del Main Draw, è numero 486 del ranking ATP, allievo del tecnico nazionale Claudio Galoppini, ex coach di Lorenzi e Pennetta. Una vittoria a tavolino dai risvolti purtroppo dolorosi a causa di un lutto familiare. L'altro finalista, il russo Alen Abitzba, testa di serie numero 1 del torneo Monferino 380 del ranking ATP, è stato costretto a tornare in patria dopo aver vinto la sua semifinale.